Usando termini antichi sono storie di persone buone e testarde, cioè persone che non hanno avuto e non hanno una vita facile, o per natura, quindi handicap, disagio mentale e emarginazione, o per scelte fatte durante la loro vita, quindi droga, alcol, carcere. Queste persone hanno deciso di tentare, di scommettere, di avere una vita degna di questo nome. In questa scommessa hanno incontrato la cooperazione sociale, altre persone che la normativa definirebbe normodotate, persone quindi tra virgolette normali, insieme hanno costruito una grande esperienza di lavoro e di vita, quindi la cooperazione sociale di tipo B. Questo libro racchiude le loro storie, la storia del consorzio COB e la storia di queste persone che, come appunto dice il titolo, hanno provato e hanno imparato a volare. Il pinguino può volare, lo dimostrano le storie dei protagonisti delle cooperative di tipo B che fanno parte del consorzio COB che festeggia quest'anno 10 anni di attività e le loro vite che dall'abisso dell'emarginazione, del dolore e della disperazione sono risorte grazie al lavoro in cooperativa, sono racchiuse nel libro Il volo del pinguino, scritto da Claudio Repec e danno un senso profondo alla storia del COB. Noi pensiamo che l'azione della cooperazione sociale nei territori, di tipo B, di inserimento lavorativo nei territori, sia fondamentale, sia anche un bene comune, cioè sia alla fine un'azione di pubblica utilità con la quale andiamo a rispondere ai bisogni che nascono nel territorio e attraverso la leva economica e la leva del lavoro. Che cos'è adesso il consorzio COB? COB, ho in numeri oggi, è un consorzio di 19 cooperative, 1.300 addetti e con fatturati importanti. Le nostre cooperative si sono nel percorso anche rafforzate, si sono fuse, si sono strutturate, ma penso che il consorzio COB sia più un'idea, cioè un'idea che insieme si possano fare le cose meglio, che nel mondo della cooperazione e del sociale l'unico strumento non sia la competizione, ma la cooperazione, e costruire azioni per il miglioramento della vita nel territorio insieme.